pare che avesse. Sì. Prova a distanziare un po' la capsula. Provo, però. Ah, così? Il signore consiglia. Consiglia così, perfetto. Allora, sembra proprio che utilizzasse un'arma che colpiva la pelle. Che colpiva la pelle, producendo dei danni fino appunto alla prostrazione, cioè nel senso che la gente cadeva a terra. E quindi questo potrebbe essere uno degli elementi che lui utilizzava nel corso delle battaglie. Forse quel libro, il libro delle guerre di Yahweh, era un libro forse troppo esplicito nel raccontare come lui combattesse, e quindi questo potrebbe essere uno dei motivi per cui non lo si trova più. Diciamo, ufficialmente non è più disponibile. L'altra arma che viene descritta come utilizzata in battaglia, anche se purtroppo la Bibbia non ci dice esattamente come, è la cosiddetta Arca dell'Alleanza, che era sicuramente, come vi ho letto prima dell'esegesi ebraica, che dice appunto che era questo oggetto che conteneva cose pericolosissime, perché in effetti doveva essere utilizzata soltanto dal personale addestrato. Non ci si poteva avvicinare, e nella Bibbia si racconta appunto di quando viene toccata inavvertitamente, chi la tocca inavvertitamente muore fulminato. Gli utilizzi che vengono raccontati nella Bibbia sono relativi soprattutto, almeno in un caso o due, li ho descritti bene nel libro, in un caso o due dove l'arca dell'alleanza è presente in un momento in cui vengono uccisi dei rivoltosi all'interno del popolo, però, quindi non in battaglia. Su quest'arca dell'alleanza, che quindi doveva contenere una qualche forma di energia che insomma uccideva chi la toccava, erano posizionati questi famosi cherubini, che appunto, come scrivono lì, erano dei robot, cioè delle strutture metalliche che avevano due elementi laterali che vengono definiti kenafim, che viene tradotto anche con ali, ma ali non ali per volare, ma ali come noi diremmo sono le ali di un edificio, no? Quindi le parti laterali. E si dice che quando Yahweh era lontano, Mosè parlava con Yahweh e sentiva la sua voce all'interno, cioè in mezzo a queste ali che erano posizionate sopra l'arca dell'alleanza, e quindi con ogni probabilità era anche un sistema di comunicazione radio, che anche lì, ripeto, siccome è scritto nella Bibbia non è possibile, io faccio finta che sia possibile, anche perché è descritto chiaramente. Così come è descritto chiaramente un altro elemento di questa di questo sistema di comunicazione radio. Un altro elemento che non viene mai tradotto, ecco, questo non lo traduce nessuno, anche nelle Bibbie lo trovate scritto così, Ephod, che ricorda l'iPhone. Ephod, che era una sorta di pettorina con 12, dice la Bibbia, pietre colorate, cristalli, cose del genere, che aveva due spalline, dietro, in modo che stesse ferma, e era portata da un addetto, e in due racconti e qui siamo al tempo di Davide, quando Davide combatteva contro i Filistei, durante una battaglia in due occasioni si trova in difficoltà e quindi vuole parlare con il capo, cioè con Yahweh, che però è lontano, e allora chiama il portatore di Ephod e gli dice: Eliatar, avvicinami l'Ephod. E solo dopo che l'Ephod gli è stato portato vicino, lui può parlare con Yahweh. Se non aveva l'Ephod, con Yahweh non parlava. Chi ha fatto il servizio militare, sapete che io sono su Facebook, sono con un cappello d'alpino perché ho fatto 15 mesi di naia in una compagnia di trocciatori sciatori della NATO, e quindi questa roba qui me la ricordo molto bene. C'era il cosiddetto marconista, no? Portatore di radio. E quando il tenente, c'è un marconista tra le file? Ok, allora vuoi raccontare tu? Sì, io andavo presso il tenente che parlava la radio e io portavo la radio in spalla. Uguale, c'era il collega di Eviatar. Allora, il marconista portava la radio quando il tenente che comanda il plotone o il capitano che comanda la compagnia deve parlare con gli alti comandi, dice al marconista: portami un po' la radio. Davide fa così,
In uno dei due racconti, tra l'altro, c'è una cosa bellissima, c'è scritto che quindi Davide interpella Yahweh. Yahweh interviene e dice la Bibbia: salì su un cherubino, perché la Bibbia dice che sui cherubini si viaggiava stando seduti come si sta seduti a cavallo. Ok? Salì su un cherubino, scese, prese Davide, lo portò fuori dalla mischia e dice la Bibbia: e fu visto volare sullo sfondo delle ali del Ruach. Dopodiché noi possiamo chiudere gli occhi e dire: ma che sono tutte favole. Ma cominciano a essere tante le favole per dire che sono tutte favole. Cominciano a essere tante. E visto che la Bibbia è stata scritta da decine di persone che non sappiamo chi siano, beh, probabilmente raccontavano, siccome scrivevano separatamente, qualcosa che, insomma, erano dei ricordi. Certo è che questa idea del cherubino su cui sale Yahweh, dopo essere stato chiamato via radio, scende nella mischia, piglia Davide e se lo porta fuori, e fu visto volare sullo sfondo delle ali del Ruach, allora dico che questa è un'altra di quelle situazioni nelle quali... Mauro, umido. Siamo? Sì. Allora dicevo, un'altra di quelle situazioni nelle quali il Ruach difficilmente può essere identificato con lo spirito di Dio, visto che è una roba che ha delle ali sullo sfondo delle quali si vede volare un'altra roba. E nel secondo versetto della Genesi, sapete dove è il primo, dove c'è scritto appunto in principio gli Elohim hanno cominciato a costruire una diga, c'è scritto che il Ruach degli Elohim Merachefet al pene hamaim, che vuol dire, Merachefet è un participio, che vuol dire aleggiante sulla superficie delle acque. Cioè, quando loro hanno identificato quel posto con il loro oggetto volante, loro aleggiavano sulla superficie delle acque, e quel verbo lì è usato 3 volte nella Bibbia, e nelle altre 2 volte indica il volo dei rapaci quando volano senza sbattere le ali. Avete presente? Quando si fanno portare dall'aria con le ali ferme. Ecco, lì nel secondo versetto della Genesi c'è scritto quello, che lui era lì e aleggiava sulla superficie delle acque. Quindi quando hanno identificato quel posto dove cominciare a fare dei lavori per renderlo per loro vivibile, c'erano lì con questa, con quella roba lì di cui abbiamo detto, che è in tanti passi della Bibbia è chiaramente descritta come un oggetto volante, chiaramente. E ripeto, poi ci saranno altri conferenzieri che ovviamente vi racconteranno la visione teologica, la visione esoterica. Benissimo, io metto lì le mie patate fritte, fritte sarebbe già, si vede che ho fame, le mie patate adesso fritte sarebbero già elaborate, io non sono capace. Metto lì le mie patate lesse, che sono, leggiamo che cosa c'è scritto. Allora, leggendo cosa c'è scritto, viene fuori che sto Ruach in diverse occasioni è chiaramente un oggetto volante, che fa rumore, che viaggia, che arriva da una direzione precisa, che viene visto, che ha un sistema di energia che comunque produce fuoco in un qualche modo, produce effetti devastanti, produce effetti mortali. Viene usato appunto per avvicinarsi ai posti dove si combatte. Poi si sale su un cherubino, che è, come vi ho detto prima, era una di quelle robe attaccate a Ruach. Quindi, come dire, il cherubino è l'oggetto volante monoposto piccolino che serviva per scendere.
Questo pare di capire, leggendo tranquillamente quello che c'è scritto. Quindi, poi, ripeto, così come avevo fatto per Barà, dove ho preso tutte le ricorrenze del verbo nell'Antico Testamento per vedere come non significhi mai, ma tra l'altro ho pure citato gli studi dei semitisti accademici, dove dicono che in nessuna lingua semitica la radice Barà significa creare, in nessuna lingua semitica delle origini. Quindi il concetto di creazione nella Bibbia non c'è. Allora dicevo anche per Ruach, quando avrò tempo eccetera, vedrò tutte le ricorrenze di Ruach nell'Antico Testamento e vediamo dov'è che indica spirito, tenendo presente che nel Coelet o Ecclesiaste, a seconda delle Bibbie che avete in casa, nel capitolo 3 c'è scritto appunto che tra l'uomo e l'animale non c'è nessuna differenza, tutte e due hanno lo stesso soffio vitale e quando muoiono tutte e due finiscono nella polvere, e c'è scritto che l'uomo non ha nulla in più rispetto all'animale. Questo è scritto nella Bibbia, è scritto da uno degli autori che non sappiamo chi fosse, perché Coelet significa colui che partecipa all'assemblea, ma non sappiamo chi fosse. Questo però è scritto nella Bibbia e allora, se fosse vero che la Bibbia è ispirata da Dio, dobbiamo prendere atto che Dio ha ispirato che l'uomo non ha niente in più rispetto all'animale. Prego? No, ma io infatti mi pongo dal punto di vista di quelli che dicono che la Bibbia è ispirata da Dio e che però dicono che l'uomo ha l'anima. Allora le due cose sono in contraddizione. Io, oppure magari gli animali hanno l'anima come l'uomo, esattamente, però lì dice che tutte e due finiscono nella polvere e tutto finisce lì. No, ma tutto finisce lì, non c'è niente in più dopo, questo intendo dire. Però ripeto, questa è una cosa che è scritta lì, magari l'ha scritta quell'autore, era un pensiero suo, è finito. Questo per dire, quindi, allora in sostanza, che dobbiamo, come dicevo all'inizio, avvicinarci alla Bibbia con interesse, con curiosità, ma anche con molta tranquillità, perché purtroppo noi siamo abituati nel bene e nel male, o condizionati a pensare che se una cosa è scritta nella Bibbia è vera, altrimenti no. Questo io lo verifico in un sacco di campi, di ambiti, nel senso che per esempio ci sono dei per esempio parliamo dal punto di vista dell'alimentazione. Quando ho parlato vicino a Milano mi hanno avvicinato dei fruttariani che volevano, come dire, sapere, anzi piacere di sapere che nella Bibbia si indicava il fruttarianesimo. Io gli ho detto di no, perché non è così, però gli ho anche detto il fatto che nella Bibbia ci siano supponiamo che il fruttarianesimo sia la dieta migliore per l'uomo, io non lo so, io continuo a mangiare di tutto, ma comunque supponiamo che lo sia. Se nella Bibbia non c'è scritto che non lo è, non vuol dire che la verità sia quella biblica. Vuol dire che lì loro davano delle indicazioni di carattere alimentare che servivano innanzitutto per evitare le epidemie. Perché lui che stava facendo una grande fatica per crearsi quel popolo non poteva certo correre il rischio di vederselo decimato in una settimana da un'epidemia di carattere alimentare, per cui quando dava indicazioni di mangiare o non mangiare certi animali stava sempre molto attento al fatto che appunto si mangiassero animali potenzialmente non portatori di malattie, per esempio perché si era espressamente proibito mangiare i cosiddetti animali spazzini, cioè quelli che mangiano le carogne, cioè non si potevano mangiare animali morti di una morte di cui non si conosceva l'origine, perché potevano ovviamente essere portatori di infezioni. Non si potevano mangiare gli animali spazzini perché a loro volta quelli mangiavano le carogne e quindi potevano loro essere infettati. Quindi è chiaro che erano tutta una serie di indicazioni che andavano bene in quel momento, in quel periodo, per quella situazione lì. Così come i 10 comandamenti. Mi dite quanto tempo ancora? 20 minuti. Così come i comandamenti. I versetti con le tre Bibbie, ricordate. No, ma erano quelli di cui ho parlato prima, quello dei Nefilim, gli aborti, quelli tre versetti lì sono quelli là, i 120 anni, eccetera.